Bonifica a Torre del Greco. Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, questa mattina era nella città del Corallo per mostrare i risultati di un intervento svolto in collaborazione con la società Sapna. Il primo cittadino si trovava in zona Camaldoli, in uno spazio che fino a pochi giorni fa era adibito al deposito indiscriminato di balle di rifiuti. Cumuli di ogni tipo a pochi passi dal centro abitato e dal verde del Vesuvio. Oggi il luogo è stato interamente bonificato e De Magistris, con un video su Facebook, mostra i risultati dell'intervento. Ci troviamo a Torre del Greco, questo sito recentemente è stato liberato da tutte le balle di rifiuti dalla società Sapna di Città Metropolitana, di cui sono sindaco. Qua dal 2005 sino a poco tempo fa erano depositate le balle che all'epoca dell'emergenza rifiuti non riuscivano a essere smaltite dagli impianti, addirittura per un periodo ci sono state in quell'altra zona, siamo nel cuore della città, i rifiuti tal quale. A dimostrazione che come città metropolitana stiamo facendo un grande lavoro, racconteremo nei prossimi giorni anche di Terzigno, di Chiaiano. Ci tengo subito a precisare che questo non ha nulla a che vedere con la raccolta dei rifiuti, perché passando da Torre del Greco, ahimè, ho visto tanti rifiuti per strada. Quella non è la competenza della città metropolitana, ma come sappiamo di ogni comune. Qua siamo orgogliosi, grazie ai lavoratori di Sapna, grazie alla società, si è fatto davvero un lavoro importante a dimostrazione di quanti passi in avanti Napoli e la città metropolitana hanno fatto in questi anni.